Siamo sempre in diretta da Courmayeur, il nostro live in Courmayeur prosegue, va avanti, anche i numeri della pandemia, il nostro appuntamento quotidiano va in onda da qui. Saluto subito il nostro vice direttore Alessandro Marenzi. Ciao Alessandro, eccoci. Buonasera Tonia. Ben trovati. E fatemi salutare subito anche i nostri ospiti che saranno collegati con noi da ogni parte. Saluto subito il professor Franco Locatelli. Professore, buonasera, salve. Buonasera a lei. Ecco, allora, membro autorevole del CTS, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Alessandro Vespignani. Professore, buonasera, scienziato delle previsioni, un matematico dei contagi, fatemi dire, un indovino rigoroso. Professore, salve, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. Eccoci qua e salutiamo anche il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. Salve, professore, un esperto di salute pubblica, lo ricordiamo. Allora, partiamo sempre, come facciamo, dai numeri, Alessandro, quelli che vengono quotidianamente diffusi dal Ministero della Salute. Abbiamo per ora ancora dati parziali. Partiamo da questi e, come sempre facciamo in questo spazio che ormai va avanti da marzo, Alessandro, dei numeri della pandemia, ragioniamo sui numeri e capiamo anche che cosa significano sostanzialmente, come si sta comportando la curva del contagio nel nostro Paese. Sì, i numeri in grave ritardo, cioè in forte ritardo, più che grave, perché non è mai stato detto che c'è una scadenza, naturalmente, però rispetto al solito non ci sono ancora quelli nazionali del bollettino. Abbiamo quelli parziali, però Ci sono quasi di tutte le regioni che, come sappiamo, durante il giorno la spicciolata li comunicano. Manca però la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, è una regione naturalmente che pesa moltissimo in questi calcoli. Per ora cosa sappiamo? Che i decessi sono finora poco più di 500 e manca il dato lombardo, quindi probabilmente non arriveremo ai livelli dei due giorni scorsi, ma non è detto. Però sicuramente saranno più di 600, possiamo immaginare. Il dato delle terapie intensive e dei ricoveri è ancora in calo per entrambi e il tasso di positivi sui tamponi fatti per ora è simile a quello dei giorni scorsi. Sappiamo che un giorno vale poco, bisogna vedere la tendenza di periodo. Certo. Siamo sopra il 10, ma intorno all'11. Ricordiamo che solo meno di 3 settimane fa eravamo al 18 e quindi è stata una discesa piuttosto rapida, segno che le restrizioni hanno avuto il loro effetto. Però appunto i dati ancora non ci sono. Allora, intanto iniziamo a fare un giro di commenti e comincio dal professor Locatelli. Professore, stiamo assistendo in questi giorni, comunque mi faccia dire, a un miglioramento dei dati. Purtroppo non quello dei morti. I numeri dei morti sono ancora alti, aspettiamo di vedere il bollettino che poi arriverà per capire che tipo di tendenza abbia quel numero lì. Però quello che vorrei chiederle, dati in generale miglioramento, i numeri dei morti che rimangono ancora brutti, che tipo di inverno ci aspetta, professore? Abbiamo capito che sarà un Natale di sacrifici, lo ha detto proprio qui a Sky TG24 anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Che cosa dobbiamo aspettarci quando noi parliamo di sacrifici per i cittadini? Mi faccia dire, professore, parliamo anche di chiusure, di lockdown. Che cosa ci attende? Io credo che il messaggio molto chiaro che ormai è evidentemente emerso è che almeno fino all'Epifania rimarrà la stratificazione delle regioni in 3 differenti profili di rischio, che corrispondono ai famosi 3 colori giallo, arancione e rosso, e ci saranno tutta quella serie di strategie di mitigazione di quella che è l'impatto della diffusione epidemica del nuovo coronavirus per far sì che si riesca a ottenere una situazione gestibile. Lei giustamente ha ricordato che i numeri indicano un miglioramento, vi è chiaramente questo miglioramento perché appunto la riduzione della percentuale dei tamponi positivi su tutti quelli effettuati è un indicatore chiaro in questa direzione, così come si sta alleviando la pressione sulle strutture ospedaliere intese come occupazione dei posti letto nelle terapie intensive piuttosto che i posti di area medica. Questo però, e mi ripeto evidentemente, deve servire come messaggio motivazionale. Certo. Esattamente per dare l'indicazione di continuare in questa linea di rigore, e le prossime settimane saranno assolutamente cruciali per evitare poi di ritrovarci dopo le festività natalizie in una situazione critica. Chiarissimo, professore, quindi di fatto dobbiamo attendere per capire se, e poi magari alla fine anche alla luce dei numeri che arriveranno, le ripongo la domanda per capire effettivamente che cosa attenderemo sul lungo periodo, visto che l'inverno, professore, non è neppure cominciato. Professor Vespignani, vengo da lei.
noi abbiamo un numero quotidiano di casi di contagi che sono quelli che arrivano dai tamponi sostanzialmente, dai vari test a cui si viene sottoposti. E abbiamo comunque un numero assolutamente alto perché siamo ben oltre 1.700.000. Le posso chiedere, alla luce anche del suo lavoro e dello studio che lei fa sulle pandemie, sulle epidemie e sulle curve delle epidemie, che tipo di stima siamo in grado di fare in termini di numeri reali, cioè quante persone sono state raggiunte dal virus attualmente secondo lei nel nostro paese? Ma lei probabilmente ricorda, c'è stata un'indagine sierologica molto accurata in Italia e si parlava quindi alla fine della prima ondata del 2,5%, quasi il 3% della popolazione. Sì. Sicuramente questi numeri sono molto, molto aumentati ora e parliamo quindi di numeri che si cominciano ad avvicinare tra il 6 e il 10%, sono numeri che diventano importanti. Ovviamente noi non riusciremo mai, nessun posto al mondo, in nessuna epidemia si riesce a catturare tutta la massa di persone che sono infette per via del grande numero di asintomatici o di persone che sono con sintomi molto lievi e che quindi non vengono raccolti dal sistema. Questo sta avvenendo in tutti i posti del mondo comunque. Quindi verosimilmente, se dovesse farmi una cifra ad oggi, che numero darebbe? Questo adesso dovrei andare a vedere le ultime stime che abbiamo, ma credo che dovremmo essere intorno al 5% o oltre. Poi queste stime sono sempre, qui bisogna fare un'attenzione particolare. Le stime a livello nazionale possono essere ingannevoli. L'epidemia in Italia ha avuto un impatto molto diverso a seconda delle aree geografiche, quindi se parliamo della Lombardia, se parliamo invece della Calabria, parliamo di numeri che sono estremamente diversi. E in realtà nel sud Italia durante la prima ondata l'impatto, e quindi diciamo quello che noi chiamiamo è stato modesto, certo. È poi stato molto modesto, i numeri adesso saranno maggiori, ma non sono ancora confrontabili con quelli del nord. Quindi qui uno dovrebbe disaggregare il dato in maniera molto più precisa. Chiaro. Allora, professor Crisanti, il numero dei morti, dicevamo in apertura, è un numero comunque molto alto. Abbiamo imparato purtroppo dall'inizio della pandemia anche nel nostro paese che il numero delle vittime è l'ultimo numero a calare. Alessandro Marenzi ce lo ricorda tutti i giorni e poi dopo magari ci facciamo nuovamente spiegare perché. È comunque un numero, professore, altissimo nel nostro paese anche rispetto agli altri paesi europei. Come mai, secondo lei? Che cosa è successo da noi? Ma guardi, penso che se continua così fra poco supereremo l'Inghilterra e l'Italia avrà il triste primato di avere più morti di tutti, sia in termini assoluti che probabilmente anche in termini relativi alla popolazione. Ma non dobbiamo dimenticare che il numero dei morti è una funzione del numero delle persone infette. E io penso che forse quando eravamo a 4-5 mila casi al giorno, forse dovevamo fare qualcosa prima e qualcosa di più. E adesso di fatto stiamo scontando il fatto che siamo arrivati a giorni in cui c'erano 40.000 casi al giorno e quindi il numero dei morti continuerà ad essere alto perlomeno per qualche settimana ancora. Chiaro. Allora, Alessandro Marenzi, vengo da te. Abbiamo un aggiornamento dal punto di vista del bollettino, non mi pare. No, il dato nazionale non c'è ancora, quello che abbiamo... Quello parziale, che cosa ci dice, Alessandro? Ci dice che appunto ci sono circa 500 decessi, c'è una percentuale di positivi su tamponi sempre attorno ai numeri di ieri, quindi intorno all'11%, e un calo di terapie intensive nell'ordine delle decine e dei ricoveri nell'ordine delle centinaia. Però appunto questi dati mancano alla Lombardia. È che è una regione importante in termini di contributo. L'altro ieri, quando ci sono stati 993 decessi, 350 arrivavano dalla Lombardia. Quindi è chiaro che non si può fare questa stima. Allora, Alessandro, vogliamo iniziare a vedere il nostro sondaggio, quello per Sky TG24 di Utrend, è una indagine chiaramente, e chiedo alla regia di far partire subito il nostro primo grafico, così commentiamo insieme e iniziamo con il primo giro di domande proprio su questo. Eccolo qui. Allora, il primo è sull'emergenza virus. Chiaramente la domanda, il quesito è stato: se il vaccino avesse tutte le garanzie, lo farebbe? Ecco qui, lo stiamo vedendo. Vi do il risultato di questa indagine. Sì, lo farei sicuramente, il 63,2%. No, non so, ci dovrei pensare, 19,2%. No, non lo farei, il 15,9%. E poi non sa, non risponde, l'1,8%. Quindi sfiora quasi il 2%. Allora, Alessandro, un commento
soprattutto su questo, che è comunque un dato importante che segue poi tra l'altro a tutta la polemica che abbiamo, a cui abbiamo assistito, no, nelle scorse settimane a proposito del vaccino. Noi di fatto stiamo parlando di un vaccino che non è ancora arrivato da noi. Polemica sì. O dibattito? Perché dibattito, diciamo dibattito. Che diciamo che è un tema molto complicato, molto sensibile, però c'è stato anche un grande, e non solo in Italia, un analogo sondaggio britannico qualche giorno fa aveva una percentuale leggermente più bassa, se non erro. Comunque siamo lì, insomma, in un paese diverso anche come approccio tra politica e cittadini. È molto interessante naturalmente perché appunto noi non siamo ancora arrivati nell'Europa continentale, perché solo l'Agenzia del Farmaco Britannica ha autorizzato un vaccino, ad avere il bollino appunto dell'autorità che presiede a questo, cioè che deve dirci se è sicuro o no. Quando ci sarà quel bollino lì, naturalmente potrebbero anche cambiare un po' di cose, l'atteggiamento delle persone, però 63.2, chiediamolo ai nostri ospiti, cominciare da... Allora, professor Locatelli. Se è alto, se si aspettava di più o se va bene così. Io credo che questa percentuale debba essere ulteriormente incrementata. Va detto a chiarissime lettere che i vaccini che diventeranno disponibili nel paese lo saranno solo dopo un processo di attenta valutazione da parte delle agenzie regolatorie, in particolare per l'Europa, da parte dell'EMA, cioè della European Medical Agency. E è assolutamente fondamentale forse anche ricordare qualche data, cioè dire il 29 di dicembre è atteso il parere dell'EMA sul primo di questi vaccini basati sulla metodologia dell'RNA virale, e sto parlando del vaccino di Pfizer, mentre attorno al 12-13 di gennaio ci sarà il parere sul secondo dei vaccini, che è quello di Moderna. Nonostante si sia agito in una situazione emergenziale cercando di comprimere il più possibile i tempi, non è stato eluso nessuno step relativo alla verifica di quello che è il profilo di sicurezza dei vaccini. E dobbiamo dirci in maniera molto netta e molto chiara che l'umanità si è liberata di malattie terribili come il vaiolo in tutto il mondo, la poliomielite certamente in Europa, solo attraverso i vaccini. Quindi non c'è motivo per essere diffidenti. I vaccini sono la strada per riuscire a uscire da questa situazione e a bloccare la circolazione del virus il più possibile. Professore, vorrei chiederle però, professor Locatelli, posso chiederle che target avete voi per considerare l'ipotesi della non obbligatorietà? Cioè che numero dovete raggiungere, che percentuale dovete raggiungere per dire procediamo con la volontarietà, diciamo, del sottoporsi al vaccino? Dovrebbe essere vaccinata più o meno il 70% della popolazione italiana, quindi stiamo parlando di un po' più di 40 milioni di nostri connazionali, che poi ovviamente sia importante continuare a studiare tanti aspetti relativi al vaccino, su tutti quanto dura l'immunità conferita dal medesimo piuttosto che la risposta in determinate categorie di soggetti, su tutti gli anziani per altre vaccinazioni. Prendiamo l'esempio dell'influenza, la risposta degli anziani è meno brillante rispetto a quella dei soggetti più giovani, assolutamente fondamentale, indiscutibile. Allo stesso modo l'Agenzia Italiana del Farmaco attiverà tutta una serie di percorsi per continuare quel processo che chiamiamo di farmacovigilanza, proprio per cogliere tempestivamente ogni piccolo segnale che possa derivare dal profilo di sicurezza. Quindi gli italiani vanno assolutamente rassicurati in questa direzione. Professore, le chiedo di essere velocissimo perché abbiamo già i dati della Lombardia, mi dice Alessandro Marenzi. Sì, sono i dati della Lombardia, battute l'agenzia adesso, quindi sono in calo i decessi, in Lombardia sono 111, quindi diciamo manca solo la Sicilia a questo punto. E attuale il totale attuale dei morti qual è? Sono 618, però? Quindi possiamo essere ragionevolmente certi che saranno in calo rispetto ai due ultimi giorni, che sono stati molto molto pesanti, così come anche la percentuale di positivi dovrebbe rimanere lì al di sotto dell'11. Ed è una piccola buona notizia, Alessandro. Confermati. Quindi, una piccola buona notizia. Sì, oggi. Diciamo che la tendenza di questi giorni è sempre quella lì, quindi tutto in calo, un numero di morti ancora alto, ma oggi non alto come ieri e l'altro ieri, che erano i livelli praticamente massimi da inizio pandemia.
Perfetto. Professor Locatelli, ritorno velocissimamente da lei perché vorrei chiederle se quel target che lei ci diceva del 70% non fosse raggiunto, l'ipotesi obbligatorietà la tenete in campo o no? O non ricorrerete mai a quella strada? Io credo che la strada debba essere quella della persuasione, del convincimento, del far comprendere perché è così importante vaccinarsi, perché serve a se stessi, serve agli altri e mi permetta di usare un'espressione che ho già più volte ripetuto, serve a onorare la memoria di chi purtroppo non c'è più. Chiaro. Professor Vespignani, vengo da lei. Il vaccino sarà la soluzione per tenere a bada sotto controllo la curva della pandemia in Italia e chiaramente anche nel resto del mondo? Ovviamente il vaccino è il traguardo, no? Ovviamente se riusciamo ad avere delle campagne di vaccinazione di massa possiamo addirittura sperare in un'eradicazione in qualche modo del SARS-CoV-2. In realtà questo è un processo molto lungo, molto difficile. Io vorrei che passasse chiaro però in questo momento un messaggio. Adesso il vaccino sicuramente ha tutto un suo iter di approvazione, speriamo tutti che sia e che i dati una volta aperti e guardati dalle agenzie in maniera dettagliata siano buoni esattamente come le promesse che ci sono state date e che quindi poi dopo cominci la vaccinazione, però non dobbiamo dimenticarci che noi ci troviamo a dover vaccinare, e non parlo solo dell'Italia, parliamo del mondo, miliardi di individui nel tempo più veloce possibile. Questa è una sfida logistica che è un pochino senza precedenti, cioè diventa una vera sfida per i prossimi mesi. E io non vorrei che adesso ci fosse un pochino l'idea che una volta approvato il vaccino improvvisamente c'è una... siamo inondati di vaccino disponibile. Il problema non è se abbiamo il 60% delle persone che vogliono far vaccinarsi. Il vaccino verrà dato e ci vorrà del tempo per amministrarlo. Quindi in realtà dobbiamo continuare a considerare che noi per i mesi futuri, cioè per i prossimi mesi invernali, comunque dobbiamo combattere l'epidemia con le armi di cui disponiamo ora, cioè con l'attenzione, con le misure del governo e così via. E la vaccinazione è qualcosa che sarà progressiva. Quindi il problema credo sia più logistico in questo momento di quanto avere il 70 o l'80% delle persone che corrano a farsi vaccinare. Professor Crisanti, lei che è anche un esperto di salute pubblica, le misure che sono state adottate di restrizioni per questo Natale davvero diverso, davvero anche insolito, ci faccia dire, perché per la prima volta, almeno a mia memoria, non avremo la libertà di poter raggiungere chi vogliamo, chi amiamo. Le misure decise sono secondo lei adeguate, troppo? Si tratta comunque anche di restrizioni di libertà e sono faticose da accettare molto spesso. E di buon senso, come ho detto altre volte, noi dobbiamo il Natale prendere un'occasione per controllare la diffusione del virus invece di creare un'opportunità per il virus di diffondersi. Quindi è chiaro che se ci muoviamo di meno, diamo meno opportunità al virus di trasmettersi, così come se incontriamo meno persone. Guardi, è stato dimostrato ormai che uno dei fattori che più contribuisce alla diffusione del virus è la convivialità. E perché chiaramente le difese sono abbassate, uno non usa la mascherina, si sta vicino, si sta in ambienti chiusi. Quindi io penso che queste misure vadano nella direzione giusta. Se poi avranno l'effetto di mantenere i contagi a questi livelli, penso che saremo tutti contenti. Comunque sono d'accordo con il professor Vespignani che la sfida vera sarà dopo Natale, guardi, perché con questi numeri non penso che potremo riprendere una vita normale. Il vero problema è che il vaccino ci vorrà del tempo e prima di sapere se il 70% della popolazione italiana ha effettivamente aderito, penso che lo sapremo verso giugno, se tutto va bene. E fino a giugno avremo il problema di come controllare l'epidemia. Questa è la vera sfida. Non credo che avrà un impatto la vaccinazione prima di 6-7 mesi, se tutto va bene. Quindi lei dice sarà un inverno e non solo, anche una primavera di sacrifici ancora? Ma guardi, sicuramente, se così stanno le cose, guardi, il vero problema è che anche la ragione della seconda ondata, noi non abbiamo ancora un sistema per fare sì che se i casi si abbassano rimangano tali. E su questo penso che purtroppo è una sconfitta con la quale dobbiamo fare i conti.
Alessandro. Vorrei riprendere questa osservazione per chiedere al professor Locatelli, in effetti si è visto questo, che c'è un rapporto causa-effetto evidentissimo, le restrizioni servono, i casi si abbassano, poi però una volta che si sono abbassati, effettivamente una convivenza a casi bassi non riusciamo a trovarla. E proprio così è impossibile una convivenza a tasso basso di contagio, oppure ci potremo arrivare perché appunto fino a primavera, fino al vaccino per tutti, altrimenti sono sacrifici. No, io credo che ci possiamo arrivare per le seguenti ragioni. Immagino, credo e spero che quanto è successo sostanzialmente dopo i mesi estivi ci abbia chiaramente insegnato come allentare o rallentare tutta una serie di comportamenti responsabili ci abbia poi portato a una ripresa importante, un'accelerazione della curva dei contagi. Quindi credo che non ripeteremo più questo errore, anche perché vorrebbe dire che altrimenti avremmo imparato discretamente poco. E poi progressivamente nel tempo ci sarà anche il crearsi auspicabilmente di questa immunità di comunità, se preferiamo immunità di gregge. È chiaro che è una sfida importante senza precedenti, quella della messa in atto di una campagna vaccinale di dimensioni che nel paese, ma nel mondo in generale, non c'è mai stata. Siamo però pronti, professore, per questa campagna straordinaria di vaccini? Sì, è uno sforzo importante che si sta facendo in questi giorni, in queste settimane, proprio per pianificare al meglio ogni singolo dettaglio, mettendo in campo tutte le condizioni per far sì che vengano a essere somministrati i vaccini man mano che diventano disponibili. Ricordiamoci che per esempio il vaccino di Pfizer dovrebbe essere disponibile nell'ordine di 3.400.000 dosi che ci permetteranno di poter vaccinare 1.700.000 persone, proprio perché vengono richieste due dosi, e verrà data una priorità in funzione dell'esposizione professionale, chiamiamola così, quindi della copertura degli operatori sanitari piuttosto di chi lavora nell'RSA, per andare poi a coprire le fasce maggiormente esposte al rischio di sviluppare complicanze gravi o fatali. Allora Alessandro, dovremmo avere i dati... Sono quasi pronti, la tendenza appunto è quella che dicevamo prima, quindi questi numeri di decessi fortunatamente in calo rispetto agli scorsi due giorni, ma che resta molto alto, quindi sopra 600, quindi vediamo se riusciamo a fare in tempo i cartelli grafici per mostrarveli compiutamente. Io vorrei chiedere brevemente ancora a Locatelli, quando lei diceva che possiamo imparare a convivere col virus facendo rimanere i contagi bassi, non ripetendo gli errori dell'estate sostanzialmente, ma si riferiva a noi come popolo, cioè ognuno di noi che individualmente sa cosa fare, o al fatto che bisogna comunque mettere qualche restrizione, cioè i luoghi di aggregazione, penso a tutte le cose che sono chiuse da tempo, cioè impariamo come persone, come responsabilità, o vuol dire che le restrizioni andranno comunque avanti? Entrambi i fattori, nel senso che è evidente che ognuno di noi sarà artefice del proprio destino. Questa è una situazione da cui si esce tutti assieme. E poi è chiaro che andranno mantenute determinate misure, si vedrà poi in funzione di quelli che saranno i numeri quali saranno, per cercare di contenere il più possibile la diffusione dei contagi. È evidente che dobbiamo cercare appunto di convivere nel migliore dei modi finché non abbiamo una copertura di comunità in grado poi di farci riprendere il più possibile uno stile di vita normale come quello che c'era in epoca pre-Covid, per capirci. Professor Vespignani, una domanda per lei. La situazione italiana la conosciamo molto bene. Siamo in grado anche attraverso di lei, perché conosce molto bene anche la situazione americana, di fare un confronto. Non le dico una pagella, perché non stiamo facendo insomma gli insegnanti, ma chi si è comportato meglio, chi peggio, se dovesse fare una fotografia al momento?
un esempio, diciamo, brillante di gestione a livello di paese intero. Però bisogna stare molto attenti quando si parla di Stati Uniti, è come parlare dell'intera, cioè di eterogeneità e diversità come in Europa, cioè non possiamo confrontare, considerare gli Stati Uniti una cosa sola. Da una parte ci sono stati come la Louisiana o il New Jersey con 1.400-1.500 morti per milione di abitanti, e poi invece stati come il Vermont che ne hanno neanche 100 o neanche meno, molti meno di 200. Quindi diciamo purtroppo, ma in America la gestione è diventata molto locale, molto a livello dei governi e degli stati singoli, e quindi c'è una diversità forte e approcci diversi che sono stati anche qui. Uno dovrebbe dare una pagella all'interno degli Stati Uniti. Sicuramente la comunicazione non è stata gestita bene a livello federale, cioè non sono state create delle precondizioni per un messaggio alla popolazione degli Stati Uniti come intero paese che aiutassero. Questo un pochino però poi è successo, appunto, se lo guardiamo a livello di Europa, anche lì ci sono diversità. Io posso solo aggiungere una cosa, volevo fare eco un pochino a quello che aveva detto che era stato detto prima dal professor Crisanti e un pochino poi anche a Locatelli. È vero che dipende molto dai comportamenti della popolazione quello che succederà dopo, però è vero che vanno anche risolti alcuni nodi strutturali che abbiamo visto erano precedentemente, che hanno, insomma, diciamo, hanno contribuito alla seconda ondata, cioè c'è il nodo dei trasporti, il nodo delle scuole, gli screening di massa, cioè avendo ancora molti mesi davanti non si può fare affidamento solo sul buon senso della popolazione e sul arriverà il vaccino. Bisogna comunque cercare di rinforzare le infrastrutture di controllo e sorveglianza dell'epidemia nei mesi prossimi, proprio per cercare di tornare il più possibile verso una normalità. E credo che questo vada comunicato chiaramente. Allora, dovremmo avere, Alessandro, vengo da te, i dati sono pronti, siamo già in grado di far vedere le grafiche? No, le grafiche non ancora, però c'è il dato appunto definitivo. Ci sono 1.000 ricoveri in meno, cioè 1.042 ricoveri in meno, che è naturalmente un buon segnale, perché significa che la pressione sugli ospedali cala ancora maggiormente rispetto ai giorni scorsi, è in calo ormai da quasi una decina di giorni. Le terapie intensive scendono di 50 unità, eccoli qui, i nuovi casi di oggi che sono 21.000, i tamponi sono... Eccoli qua. Calo, non sono tanti tamponi, perché va bene che sono i dati del sabato, però meno di 200.000 non è un gran numero. La percentuale di positivi, che è quella che ci dice un po' meglio rispetto al dato assoluto come stanno andando le cose, è più o meno stabile al 17%, questa è anche una buona notizia, perché è salita molto rapidamente a ottobre, lo ricordiamo, l'Italia a un certo punto era l'unica che non aveva casi praticamente, poi a ottobre è esploso tutto e così rapidamente come è salita possiamo dire che quasi sta scendendo, appunto siamo al 10. Questi sono i tamponi di oggi, il cartello successivo appunto quello che ci fa vedere la percentuale di cui parlavo prima. Ovviamente anche sui tamponi ci sarebbe un lungo discorso da fare, però è un dato che va preso positivamente, quello del calo percentuale. I decessi, come abbiamo detto, restano moltissimi, perché sono 662, quindi in cifra assoluta è un numero molto alto, in calo però rispetto a quel dato, eccolo, come lo vediamo, dell'altro ieri e di ieri, dove si era sfiorato 1.000. Però sono numeri alti, che rimangono alti ormai da una decina di giorni, costantemente possiamo dire sopra quota 600. Attualmente in Europa, di paesi in rapporto alla popolazione con questo dato, non ce ne sono, a meno che proprio nell'ultimo, tra ieri e l'altro ieri, non ci sia stato qualche caso. Anche gli Stati Uniti hanno un livello, sì, di decessi su popolazione molto inferiore al nostro, e questo è un dato su cui riflettere per quello che c'è dietro, il fatto che noi siamo in un momento diverso della curva, la demografia, tante cose. Terapie intensive, come abbiamo detto, scendono di 50 e ricoveri di più di 1.000, che forse è la notizia più positiva di giornata. Allora, professor Crisanti, secondo lei quando inizieremo a vedere calare questo numero, che è ancora molto alto, ce lo ricordava Alessandro Marenzi, di 662 in queste 24 ore, il numero dei morti, mi riferisco a quello? Ma penso 3 settimane ci vorranno, perlomeno, per vedere un calo. Sì. Quindi non caleranno prima di 3 settimane, cioè rimarranno numeri così importanti sopra i 500, lei dice?
Ma sì, penso, secondo me ci vorranno, guardi, penso che cominceremo a vedere un calo alla terza settimana. E guardi, dipende da, guardi, il numero dei morti è una funzione delle persone che si sono ammalate. Se lei vede, abbiamo avuto 2-3 settimane con più di 30.000 casi al giorno, questo è l'effetto, eh. Chiaro. Professor Locatelli, una domanda importante sui morti. Ancora non siamo riusciti a capire, e non le chiedo, quindi magari lei questa informazione può averla. Chi sono questi morti? Da dove arrivano? Dalle terapie intensive? Da dove? Allora, i morti purtroppo sono ancora quelli che erano la scorsa primavera come caratteristiche, diciamo così, demografiche, cioè a dire sono dei soggetti oltre gli 80 anni di età, e di fatto in questo modo perdiamo anche un po' le nostre radici storiche, la nostra memoria. Sono prevalentemente maschi e vi è una quota di malati che perdono la vita nelle terapie intensive, ma c'è una quota anche assai rilevante che perde la vita pur non essendo ricoverato nelle terapie intensive, quindi è un quadro discretamente eterogeneo. È chiaro che il calo nelle terapie intensive e nei posti letto di area medica evidentemente allevia la pressione sui servizi sanitari territoriali e quindi rende anche il lavoro di assistenza più agevole. Ritorno un attimo sulla questione dei numeri, perché secondo me è un parametro discretamente utile quello di andare a comparare lo stesso giorno della settimana con quella precedente. E allora in questa prospettiva sono quasi raddoppiati i numeri di posti letto nelle terapie intensive in negativo, perché eravamo a meno 30, oggi siamo un po' più di meno 50, ed è triplicato il numero di posti letto in negativo nelle aree mediche, e questi evidentemente sono dei parametri che non vanno sottovalutati, vanno presi come un indicatore dell'efficienza delle misure messe in campo e un'incentivazione a proseguire in questa direzione. Cioè ricoverati con sintomi, professore, per intenderci. Chiedo scusa? I ricoverati con sintomi, cala il numero e quindi sì, vediamo il segno meno davanti ai ricoverati con sintomi. 330 sabato scorso, oggi siamo un po' più di 1000. Bene. Alessandro. Sì, appunto, dati usciti in ritardo, quindi non abbiamo avuto tempo di fare elaborazioni differenti. Volevo chiedere a Locatelli se condivide il fatto che dovremo ancora per settimana abituarci a un numero di decessi comunque su quest'ordine di grandezza. Io mi auguro che il numero dei decessi possa riuscire a ridursi anche prima, perché è chiaro che è il numero che più ferisce e che più artiglia le nostre coscienze. Professor Locatelli, posso fargliela io una domanda a proposito della questione vaccini? Ma le persone che hanno avuto il virus e sono guarite dovranno essere sottoposte al vaccino? Io credo che non ci siano elementi per escluderle da un programma vaccinale. Non sappiamo quanto dura la vaccinazione conferita dall'infezione, quindi per quanto non siano la popolazione prioritaria, non vedo ragione per escluderle da un programma di vaccinazione, anche perché non sarà effettuata alcuna indagine di valutazione con tutti i limiti che può avere la medesima andando a analizzare solo il titolo anticorpale appunto da una campagna vaccinale. Le chiedo ancora 30 secondi, Alessandro, prima ci chiedevamo con Alessandro Marenzi, noi di fatto non siamo ancora in grado al momento, mi corregga se sto sbagliando, di sapere se il vaccino andrà fatto per le persone appunto che hanno avuto il virus, abbiamo capito potrebbe anche non essere così, ma la domanda è che cosa ci aiuterà a fare questo vaccino, a non ammalarci o a non essere contagiosi, perché poi cambiano anche i criteri di somministrazione. Voi sulla base di che cosa avete preparato il piano di vaccinazione, su quale dei due criteri? Allora, la domanda è assolutamente fondamentale, perché stiamo parlando
di quella che si chiama l'immunità da malattia o l'immunità sterilizzante. L'immunità da malattia vuol dire conferire protezione rispetto alle manifestazioni più gravi. L'immunità sterilizzante vuol dire prevenire la possibilità di contagiarsi e quindi di essere a propria volta fonte di contagio. Questo tipo di dati li abbiamo solo per i modelli preclinici che sono stati sviluppati in maniera compiutamente analizzabile. Uno di questi vaccini nei modelli animali è stato in grado anche di prevenire il contagio, quindi di conferire immunità sterilizzante. Ma un conto sono i dati ottenuti nei modelli preclinici, un conto invece poi saranno le valutazioni che andranno progressivamente a configurarsi con le relative analisi, quando avremo un numero di soggetti vaccinati consistente e quando avremo anche la possibilità di vedere in maniera più dettagliata gli studi che sono stati condotti e che verranno sottoposti per la valutazione da parte delle agenzie regolatorie. Grazie professor Alessandro. L'ultima domanda per il professor Crisanti e poi andiamo a chiudere. Vorrei un commento di Crisanti su questo numero di 328 giorni dall'individuazione del virus al vaccino approvato in Inghilterra, che è un numero abbastanza incredibile, se cambia qualcosa proprio nella storia della medicina, a volte si è detto anche così, se è successo qualcosa quest'anno di assolutamente incredibile da quel punto di vista. Ma guardi, direi di sì. C'è stata una mobilitazione di risorse, cioè di quattrini, di menti e di creatività che ha trovato soluzioni sicuramente innovative, e questo diciamo è l'aspetto più positivo. Non è mai accaduto che un vaccino venisse portato a questo stadio in meno di un anno, quindi penso che da questo punto di vista sia un grandissimo successo della ricerca e della capacità umana di rispondere a questa sfida incredibile. Professor Vespignani, è d'accordo? Vedere in quella chiave è una cosa grande, speriamo che tutto venga confermato. Io continuo sempre, cerchiamo di andare passo per passo, appunto, anche controllare tutto quello che è l'immunità verso la malattia, l'immunità sterilizzante eccetera, ma se tutto questo è confermato e questo processo continua con la stessa velocità che stiamo vedendo, è realmente equivalente a un'operazione come l'uomo sulla luna. Ottimo, allora grazie professor Vespignani, grazie al professor Crisanti e grazie molte al professor Locatelli, grazie naturalmente come sempre al nostro Alessandro Marenzi. Grazie Toni, questi numeri della pandemia grazie. Con pochi numeri perché sono arrivati. Questa volta sì, stranamente, ma come al solito e come facciamo ormai da febbraio, Alessandro, abbiamo letto anche oltre i numeri per capire che cosa sta succedendo da noi e nel mondo. Grazie a voi come sempre per averci seguito, il nostro appuntamento live in Courmayeur continua, grazie, a presto.